Sleepers e bentornati nel mio angolo dello svapo. Qui come sempre c'è il vostro DJ Vise. Signori, siamo tornati con un prodotto vaporesso. E secondo me è un prodotto che potrebbe avvicinare molto coloro che devono smettere di fumare, perché è un prodotto compatto ma con delle caratteristiche molto interessanti. Quindi devi passare alla mirrorless, poi svapatina e chiacchierata finale. Ci troviamo di fronte alla nuova Vaporesso GTX One, prodottino inviatomi, ringrazio, da Vaporesso, partiamo! Ecco come si mostra il contenuto all'interno della scatola. Atomizzatore con all'interno la resistenza da 1.2 ohm a Mesh Pro. Box che è lo stesso materiale qui davanti della famosa Swag, con 2000 mAh di batteria, cavo di ricarica di tipo C, di conseguenza potremo caricarla con un caricatore da 2A, LED del display che va da un minimo di 5 watt a un massimo di 40 watt. Se noi clicchiamo tre volte il tasto Fire, 1, 2, 3, andiamo a sbloccare o a bloccare la nostra box. Tasto Fire e tasto più va a switchare lo schermo. Tasto Fire e tasto meno vi dà la versione del software. Con più e meno invece entriamo nel menu, vediamo, abbiamo le varie modalità: Volt, Default, Exit, Smart View e poi Power, diciamo modalità power normale. La box posso garantirvi, ragazzi, che è veramente compatta, leggermente lunga, ma secondo me veramente ottima e funzionale, perfetta per chi non vuole avere box troppo ingombranti, e ha anche uno stile non indifferente, molto elegante secondo me. La cosa più bella è aver utilizzato lo stesso materiale che hanno utilizzato per la Swag in questa parte della box, in questo corpo, perché ci aiuterà a mantenere il grip tenendola in mano, molto ergonomica e allo stesso tempo molto molto leggera. Poi troviamo una bustina da pusher con all'interno OR di ricambio e vetro di ricambio per il nostro atomizzatoio. E al di sotto abbiamo certificato di originalità che si trova all'interno di questa meravigliosa busta di Maria De Filippi. Scratch and check, libretto delle istruzioni, cavo di ricarica di tipo C e l'immancabile resistenza di riserva da 1.2 ohm. Mi correggo, all'interno dell'atomizzatore c'è una resistenza da 0.8 ohm a mesh. Ecco l'atomizzatore invece, vediamo che è un atomizzatore veramente molto piccolo, presumo un 18 mm. Se noi andiamo a girare troviamo i tre fori dell'aria in stile Nautilus, ma tutti identici, perfetta per utilizzare sia un tiro contrastato per il tiro di guancia che allo stesso tempo un tiro da flavor con tutte le nostre, con tutti i nostri fori aperti. Drip tip che, come piacciono a me, io li chiamo Clessidra, ottimo per andare a accedere al vano per ricaricare il nostro atomizzatore, non dovremo far altro che svitare e accederemo al vetrino che tiene 2 ml di liquido. Se noi svitiamo la parte sottostante accediamo alla resistenza. Per cambiarla, ragazzi, molto semplice: resistenza a pressione, la prendete, la tirate e accederete alla resistenza da sostituire. Una volta che dovete mettere quella nuova, girate finché non entra, la premete all'interno e riavvitiamo il tutto. Ragazzi, dopo aver visto questa meravigliosa Vaporesso da vicino, direi di passare alla svapatina e chiacchierata finale. Rieccoci tornati, ragazzi, e perché vi dico che questo prodotto è perfetto per gli entry level, o allo stesso momento è perfetto anche per coloro che vogliono smettere di fumare. È una box che potrete voi scegliere se utilizzarla a seconda della resistenza con tabacchi o con altre tipologie di prodotti come cremosi e fruttati. E a seconda della resistenza che voi monterete, ovviamente, avrete un diverso hit e allo stesso tempo, secondo me, però pur sempre perfetto. Ho fatto vari test con queste resistenze e con questo atomizzatore. Sul primo atomizzatore ho montato un liquido tabaccoso con la resistenza da 1.2 ohm, mentre in questo da 0.8 ohm ho montato un menta e liquirizia. Con il tabacco mi sono trovato veramente molto bene. L'hit c'è, il tiro nonostante abbia queste configurazioni dell'aria può risultare lievemente arioso, ma non troppo nel caso si lasciasse un solo forellino dell'aria aperto. Mentre con questa tipologia di resistenza, cioè da 0.8 ohm, lasciando tutti i forellini dell'aria aperta avrete un hit fantastico e allo stesso tempo un aroma molto gradevole. Cosa molto utile dietro la scatola, se non sapete il range, dato che non c'è scritto nelle resistenze, da utilizzare con le varie coil, abbiamo con la GTX da 0.8 ohm da utilizzare dai 12 ai 20 watt, mentre con la resistenza GTX 1.2 ohm abbiamo da 7 a 11 watt. Mi piace, voto 10. Sinceramente il prodotto mi piace, voto
10. La resistenza e la durata della batteria è notevole e allo stesso tempo l'aroma è fantastico. Testiamo. Raga. Diciamo che è un flavor molto, ma molto blando. La cosa interessante è che ha un hit bello arioso per la versione flavor. Personalmente non l'ho provato con nicotina, ma penso che se utilizzate tabacchi o liquidi con nicotina, questo potrebbe darvi l'hit giusto. Penso che l'hit sia meraviglioso. Aromaticamente l'atomizzatore è veramente fantastico. Grazie alla GTX Mesh Coil, secondo me la resa aromatica è da 8,5, paragonandolo ovviamente ad altri atomizzatori del settore. E l'ergonomicità e la leggerezza di questa box vi permetteranno sempre di potervela portare dietro con voi, perché non metterla anche nel taschino. Ci sono varie colorazioni, grigia, rossa e nera, se non ricordo male, e posso garantirvi che la versione grigia è veramente molto bella, perché ha una parte delle finiture cromate e satinate e dall'altra parte abbiamo questo materiale quasi gommoso a far sì che la presa sia bella salda e a evitare che cada molto molto spesso. La batteria dura veramente molto, ripeto, perché 2000 mAh per svapare a 20 watt, ragazzi, è come mettere la batteria di un autobus in una 500 primo modello, ecco, per farvi capire la durata della batteria. È veramente impressionante. Che altro dire, ragazzi? Io faccio i complimenti alla Vaporesso perché il prodotto è molto interessante. Bene, ragazzi, che altro dire? Direi che dal mio angolo dello svap è tutto. Il vostro DJ Vise conclude e quindi va a dirvi buona domanda a tutti. Ciao, ragazzi!